Allora ragazzi, eccoci qua. Siamo qui per parlarvi di un canale oggi. Casualmente qualche sera fa ero in giro per le live, a controllare un po' le live, così come faccio di tanto in tanto, no? E sono incappato in questo canale. Ok, questo canale l'ho seguito per 2 o 3 sere. E in tutte le 2 o 3 sere era sempre una roba esagerata. Ho deciso di commentare e scrivergli questo. Che io ho scritto in chat. Comincio con una semplice domanda: che cosa ne pensi delle bestemmie? L'amico suo offende subito scrivendomi una bestemmia e io gli do della testa di cazzo, perché questo imbecille ha scritto subito una bestemmia dopo che io faccio una domanda seria, questo scrive così, lo scemo proprio del moderatore addirittura, addirittura moderatore. E lo stesso YouTuber comincia a scrivere anche lui bestemmie. Facciamo così, vi lascio la clip, ok? Guardatevi il video e guardate tutto quello che è successo. Leggete bene la chat, eh? E aspettate che arriva la famosa chetamina. Quella è l'emblema, ragazzi. Intelligenza fatta donna. Che sarebbe la ragazza di questo qua. Vi lascio il video. Tu bestemmi in live, a quanto pare. Diamone orgogliosi. Sì, porco Dio. Depillo sei una testa di cazzo. Ma perché? Così te prendi, arrivi, insulti la gente, cioè. Cazzo vuoi? Pure questo YouTuber, ti senti grande? Tu ti senti furbo a rompere il cazzo agli altri? Rispondi. Io no, non mi sento grande perché non c'è da sentirsi grande a bestemmiare. Io bestemmio perché ho sempre bestemmiato, punto. Bene. Se tu bestemmi perché ti senti figo, no, per non, cioè, cazzo vuoi? Ma che Ascoltate. cazzo vuoi, scemo di merda? Ma uno, non me ne frega un cazzo del tuo canale di merda. Seconda cosa, ci bestemmi davanti a mamma perché non è, cioè, Bestemmi quella davanti a tua ridicola, mamma. cioè, easy proprio. Easy. Sono mica tutti dei bigotti pagliacci come te. Che prendono e vengono a insultare la gente così nei live degli altri, cioè, cazzo vuoi? C'è una Fatti fare chat per una fortuna. sega, vai a fare una live nel tuo canale di merda e ciao, cioè, cazzo vuoi? Cazzo ti Che credi di essere te, Pippo? maleducato. Scemo pagliaccio, Dio Come me lo cane. vorrei avere Vatti a fare davanti. una sega, vatti a fare, vai. Vatti Qui ti vorrei, qui, qui ti vorrei, qui. a fare la preghierina notturna, vai che è tardi, vai a letto, vai, vai. Sì, leggetevi anche la chat, ragazzi. Io ho Vai a offeso, scuola ho fatto domani. una domanda e quell'imbecille mi ha risposto subito in un modo, io ho dato No, testa di cazzo a quello scemo. no. Che ha risposto in quel modo. Poi cazzo picchia figa culo, ma che cazzo me ne frega, ma va fanculo. C'è la Sì, è il solito chat, bigotto pagliaccio. Poi viene qua, si eh? spamma. Certo, nel tuo canale mi spam. Sei, cioè. 1200 iscritti, mi spam. Oh, finito qua, vai, ma che cazzo vuoi? Ma vai a cagare. Io ho invitato solo te, eh. Sarà il solito prete, ma Infatti, dimmi te se un bravo. prete si mette su YouTube. Ma io non lo so, questa gente di... Bel cazzo. È come se io ti vengo lì e ti domandassi, oh Sì. Che ma quanto succhia, eh? domanda stupida, eh? Cosa Non c'entra? voglio essere troppo offensivo, Ti poi magari ti conviene? offendi troppo, poi mi metti a piangere. No, ma non vedo perché devi toccare una Ok, madre che che non la cazzo mi tocca. che entrano qua, eh? Ma che cazzo vuoi che ma vaffanculo. Poi si Guardate che spammano, imbecille. oh, mio live, ma non ne frega un cazzo a Sentite. nessuno della tua live. Controllate i figli, ragazzi, eh. Che intanto potrebbero essere ritardati come questi. Tanto bro, il mondo è un brutto Lo mondo. so. Se non le imparano da me, le imparano il giorno dopo dalla compagna di scuola. Quindi a questi punti è meglio che le imparano da me, così magari capiscono cosa vogliono dire le parolacce. Ma che cazzo Non vuol che dire? dicono giocare nel bocchinara e poi giocare non sa manco cosa vuol dire, lo dice solo per sentito dire. Almeno sanno che vuol dire succhiacazzi. Tra l'altro, infatti, vieni qua, insulti i miei iscritti e poi io non ho fatto niente io, ma io sono un bigottino scemino, ma Fortuna che che c'è la cazzo chat. vuoi? Sì, Sentite ho a cosa capito arriviamo? bene. Perché cos'è? Sei un bigottino che crede che il Signore benedetto tutte queste Se, puttanate qua? se. Fammi capire. Devi vedere quando ti viene un tumore al cervello, Dio cane, che dice ancora grazie Signore.
C'entrerebbe il signore in quel caso. Consiglio cane, ti rendi un attimino conto che tutte queste stronzate non esistono. Perché deve salvare il mondo lui. Ok, ripigliati, zio. Credi ancora all'amico immaginario? Guarda che giocare si smette a 3 anni di crederci, cioè. È ancora l'amichetto. Boh. A 12 anni crede ancora a Babbo Natale questo. Infatti è libero di risponderti, normale. Se tu poi insulti e tutto, che cazzo vuoi? Leggete la chat, vedete i miei insulti. Il santerellino di merda, come fanno tutti i tuoi simili bigotti di merda, come fa a giocare anche alla chiesa e tutto. No, ma noi non facciamo niente, noi siamo la sacra chiesa. Sì, giocare, poi giocare a farsi sbocchinare dai bambini, giocare mentre sono a fare le preghiere. Proprio giocare. Sei proprio l'esempio dei tuoi simili, guarda. Io non credo in Dio, ma almeno rispetto per i bambini che vengono detto. Vuole rompere il cazzo, rompere il cazzo e poi morire. No, ma io non ho fatto niente. Anche se qualcuno io si salva. Io sono una brava persona, perché tu bestemmi? Io bestemmo, ma perché tu rompi il cazzo? A me non sembra che sono entrato nel tuo canale a dirti come fare le cose. Se io bestemmi il mio canale, te puoi entrare a dirlo. No? Poi alla fine facciamo un discorso su YouTube, su queste persone qua. Ma io invece, a differenza di voi che giocane perculate i bambini, senti, giocane, bestemmia. Giocane, cioè. Cosa ti fa capire? Cioè, a me, cioè. Sì, sì, io li faccio capire, io non faccio un cazzo. Ma chi sei? Lui fa capire. Segna. Segnamenti. Almeno loro ci arrivano che giocane a 3 anni bisogna smettere di credere all'amico immaginario. Poi ma... ci sono difendi di amebe, giocane. Chiuso in camera a bestemmiare, vedo. Di che passa somma? Ha una randellata nella testa. O se mio fratello piccolino è sto qui. Giocane, scusami, cioè. Quanti ne darei? Lui, giocane che crede tutto, cioè. Visto che esiste Totti che ci credi anche. Sentite? Cioè, se uno non va bestemmiato, se davvero senti. Dio ha creato tutto, no? Uno non va bestemmiato che ha creato le malattie, uno non va bestemmiato che ha creato gli stupratori, uno non va bestemmiato non è l'uomo che, cane, che crea queste cose. Ha creato quei bambini down che porco Dio ci fanno due coglioni così alla pubblicità della Lega del Cazzo d'Oro. No, fammi capire. Se esistesse, che uno imbecille. Non andrebbe bestemmiato? Fammi capire. Che imbecille. Odio cane sono stronzate che dicono ai bambini per farli stare zitti e quindi giocare. Che imbecille basta, ragazzi, che ignoranza proprio bassa che siamo arrivati veramente. Questa è gente che stai su YouTube a streamare. Mongoloide, ma che cazzo vuoi? Ma cioè, vai dal tuo coso e levati dai coglioni, vai. Che Dio, io l'ho sempre detto, se esiste Dio cane se le merita tutte Dio cane. Se non esiste, beh, è uno sfogo. Come dire porco letto, come dire porco sgabello. Di porco sgabello. Di come dire schifo computer. E di come altre cose. Una parola a caso, una parola inventata. Qual è il problema? Che schifo, ragazzi. Boh. Sei così. Bigotti del cazzo. Sei così. Fare una sega con Gesù, vai, andate a fare la pregherina che è andata a letto che è tardi. Ma queste persone vanno prese. Domenica mattina non siete belli carichi. Trovate, ragazzi. Culo al preti. Ma trovate queste persone. Se dai, qualcuno dai, lo conosce, mandatemi i contatti. Sono libero di fare il cazzo che vuoi. Infatti, cioè. E poi fanno i bene. Infatti. Vabbè. Tanto mi fa vedere la macchina. E se live che i bambini ascoltano. C'è la Jumpy, sta quando nella cominciano mia. Alle 9. Live delle 9. I bambini volta. Sono qui a sentire tutte le cazzate che sono vicino. Non volevo neanche caricarlo sto video, ma ieri l'ho riseguito in live, ha continuato a bestemmiare, quindi ho detto magari era solo un momento. Per dare gli esempi ci sono i loro genitori, per insegnare a vivere ci sono i loro genitori. Ma i tuoi mi sa che per ora hanno fallito. Se vogliono a seguirmi, punto. Non sono qua né per dare lezioni di vita né per giocare. Anche diciamo che Mario sono presi a lavorare. Se ti sta bene, bene. Se non ti sta bene, al sicuro te ne vai. Non è che ti obbligo. Non è che dico no, giocare se non mi segui, giocare se ti rintraccio ti vengo a scopare la mamma. No, giocare. Bene. Sei libero aspetto. Di prendere, bloccare il canale così ti non c'è le più mezze coglioni e andartene. È inutile che mi viene la domandina del cazzo. Tanto frega. Come io vorrei sono così, punto. Se ti sta bene, bene. Se non ti sta bene, come vorrei incontrarti. Punto. Venire a fare il maestro. Aspetto domenica, live su Hangout. Vediamo il signorino che le pale che ha. Minimo.
sono bambini di cani di 11 anni mi vengono a dire di quelle cose che Diocane mai non ho mai sentito e poi Diocane mi vengono a dire dare il buon esempio. Io dovrei darlo. Mamma mia ragazzi. Ragazzi, non vi comportate come questo qua, per favore. Ma guarda, ti va bene che dormono, ma non è un problema. Io ho chiesto, valla a svegliare e dillo davanti a tua mamma. Sono appena detto che ci bestemmia, perché anche loro la pensano come me. Cioè? La pensano come te, in che senso? Anzi, pensa a te, loro ci hanno anche provato, ma hanno detto vabbè dai, proviamoci, a fammi andare magari a catechismo, queste cose qua, no? Però proprio una cosa mia. Che poi anche non andarci, non ci sono andato neanche io, ho fatto solo la comunione. Però voglio dire, loro ci hanno anche provato, sono lì che proprio mi sono proprio rifiutato categoricamente di stare in mezzo a fare la merda con la giocare in favolette del cazzo. Perché sei piccolo ancora il cervello. Dio cane. Grand'uomo poi, ma sicuramente sono un grand'uomo io, Diocane si sbigotta. Saranno orgogliosi i tuoi genitori, te. Sicuramente. Infatti, cioè, vanno già a scuola per imparare, almeno su YouTube, falli divertire sti fanti, porco Dio, cioè. Si divertono così? Che cazzo? Questo è l'insegnamento. Vanno a scuola, c'hanno i genitori, c'hanno mille cazzi, Dio buono. Come se li fai divertire sta gente? I genitori non hanno mille problemi, si ritrovano. Sì, infatti, poi, davvero, male, quanti anni c'hai? Sentiamo, dai. 38, spero lo capiate ragazzi, basta darmene 25. 38, ora 25 sono anche un tanto po'... Tanto a prescindere quanti anni già è triste lo stesso, perché se è piccolo viene a fare il grand'uomo davvero, l'espertone. Se è grande viene Diocane, cioè non c'è un cazzo da fare, discorsi Dio, da un c'è una donna da scopare, un hobby, no, il tuo hobby è andare a fare da lezioni di vita su YouTube nelle live degli altri. No, provare a cambiare le persone un pochino, fagli capire qualcosa magari, piano piano. Infatti a 38 anni non è nulla da fare all'1:23. Io quest'ora scopo. Stasera non c'è la mia tipa, però almeno ce l'ho a giocare. Tu che cazzo c'è da fare a quest'ora a parte da lezioni di vita su YouTube, seriamente? Io a quest'ora. C'hai un hobby? Una tipa, un cane, un gatto, un doc? Pieno. Non c'hai un cazzo? C'ho tutto. Domanda, sto domandando. Sì, sì, io ti rispondo. Infatti non c'hai il tuo figlio, ok che si è messo a dormire tuo figlio, però non c'hai magari a controllare se ha fatto i compiti, se va bene a scuola, notte. Ecco, piuttosto che all'una e mezzo di notte mi metto a cercare di noi. L'una e mezzo. Fallo meglio a tuo figlio. All'una e mezzo, vado a fare i compiti. Insegnali il tuo modo di vivere. E basta. Non venire a fare agli altri. Soprattutto quando non viene frega un cazzo della tua opinione. No, ma non me ne frega proprio anche per soddisfazione, perché me l'hai detto di farlo, non lo faccio proprio per ratto in sé. Non te l'ho imposto di non farlo, ti ho detto solo se puoi evitare quando sei in live di bestemmiare, quando fai il live con i tuoi amici. Come quando cioè quando non dice, sei in live, fai quello tipo. Ma piani il scooter, da dentro ti viene proprio il Valentino Rossi, gli occhi nel market, ti sale perché proprio per spinse, dici già sì, dica la roba del 300. Eccola, è arrivata ragazzi. Non mi viene proprio. È arrivata la signorina Ketamina. Oh. Qui siamo al top, eh. Leggetevi tutto quello che scrive questo. Questa deve essere la ragazza di lui, eh. Già il nome. Ecco, ha risposto a lei. Certo. Non serve aggiungere altro. Questa è il top. Leggetevi i suoi messaggi. Non imparare a farti più i cazzi tuoi per la vita, però invece che per qualche mese. Sì. Ti ripeto. Il padrino a tuo figliolo. Che tu noi... sei su YouTube, bello. Sono a posto, bro. Questi sono canali che sponsorizzo per essere chiusi, ma non definitivamente. Tre mesi. Guarda, sta fatti conto. Tre mesi bloccati, almeno capisci di non bestemmiare in live. Questo YouTube dovrebbe portare. Non mi sta fatti i cazzi nostri, punto. Chi bestemmia, tre mesi bloccati. Se continui a rompere i cogliani, poi con gli insulti, bro, non so se ti conviene. Oh. Perché un po' va bene, poi io non c'ho una voglia di stare a perdere tempo dietro a un tipo a caso, così, cioè. Che viene, pretende, insulta i miei iscritti e poi pretende anche di averci ragione, capito? Animali, forse uno se ne salva. Così perché voglio vedere fino a che punto arrivavi con le stronzate. Però alla fine non ci vuole un cazzo a bloccarti e farti stare zitto. Sono proprio curioso di sentire le stronzate che ti rifiuti. Ho fatto aumentare anche gli spettatori. A me ne ha fatto un po' di roba più interessante. Ma a me non me ne frega un cazzo, perché non vai a rompere il cazzo a lui che è seguito anche da più bambini di me? Perché non mi sembra che sia a rompere il cazzo a lui, però se rompere il cazzo a me. Gente come te andrebbe ammazzata alla nascita, però non si può avere tutta la vita. Ma non ci vengono, è una ragazza proprio delicata. Sprona, ma non ci vengono nel tuo canale di merda, è inutile che continui a sfamare. Però se ti da due schiaffi si tiene Ok, bravo, buon applauso.
C'è un canale, bravo. Bravo, ok? Abbiamo capito. E non ce ne frega altamente un Gli ho chiesto se cazzo. viene domenica, se ha il Che coraggio di voglia. mettere i piedi nel mio hangout. Che infatti. Ma mi sa che qui. Infatti. Ma è Poi manco voglio le palle. vedere chi fa Le tanto il palle. grand'uomo, se voglio vedere se dai le tue lezioni di vita a uno che è dio cane alto 2 metri, che è un dio cane che ti prende la mano e ti accartoccia la faccia. Voglio vedere. Faccio anche a lui, non Poi ti preoccupare. se fai il grand'uomo anche a uno davanti così. Ma può essere anche 4 metri. 30 e Se ho passa anni, qualcosa da dio dire, gliele cane dico lo stesso. all'una e Io non mezza, dio cane va offendo. nelle live, dio Quindi se è una cane dei persona intelligente 22 anni, dio capisce. cane a fare le lezioni di vita, dio cane. Intanto Ma che comincio da te. cazzo sei? Ma vai a fare il padre, vai. Va bene. Vai, dio cane, vai, ciao, guarda. Meglio che sto zitto perché poi cominciai a insultarti troppo, guarda. Pesce fuori, ma meglio che sto zitto. Che te, gli altri sanno al punto che posso arrivare. Non mi ci far arrivare. Fidati, è meglio per te. Non ti faccio poi più dormire con tutte quelle che ti dico, perché ti rimangono talmente tanto impresse che dio cane non dormi per 3 giorni, fidati. Vai via finché Adriano sei in tempo. Celentano, hai Non so ragione. perché. Io l'altra volta mi sono lamentato delle bestemmie. Adriano Celentano mi sta dando ragione e non mi ha ascoltato, dice. E infatti, Ora un leggi Adriano. applauso, sei il padre dell'anno, dio cane. Ok, Invece di leggi stare quello zitto a sotto. pigio e insegnargli gli insegnamenti veri, fai il coglione in live. Complimenti. Ecco, leggi quell'altro. Compli e poi menti. Menti, ok, abbiamo capito. Hai ragione, Non è hai l'altra volta mi sono lamentato. ragione. Le bestemmie. Ma poi hai capito che punto io bestemmio, perché proprio così non lo faccio neanche apposta, è proprio un intercalare, capito? Bella, a posto. Un Non stai a intercalare. fare la manfrina del cazzo come sto qua. Lo fai davanti su. Ma raga, ma se vuoi vi faccio una live. Aspetta, Dio cane, guarda, vado a vedere se mia mamma è sveglia. Dio cane, guarda. Porco Dio, guarda. Aspettiamo la mamma che bestemmia davanti alla madre. Madonna 3 secondi puttana. dopo. Dorme, Dio cane. Oh! Vabbè, a quest'ora che cazzo deve fare, scusa. Certo. Dio Strano, eh? cane, Dio. Ma Fre, ma c'ho 22 anni, ma pensi che c'ho pure la bestemmia davanti a mia mamma? No, fammi capire. Fallo. Ma io Fre, anche a Parla. 13 anni, a 13 anni no, perché comunque mi T'aspetto rompeva su cazzo. Ma Hangout, anche ora chiami tua finisco le mamma, bestemmie in giro, mi fai rompe il sentire la voce cazzo, tua perché mamma in e giro sta inizi a male la mia bestemmiare propria davanti tenda, a me. madonni, Vai. urlando così, però c'è. Mi chiedo, cane, ci diamo le madonne per i cazzi nostri? Cioè, easy, prestissimo. Dov'è il problema? A meno che Dio cane mi metta in giro a mezzo della strada. Ah! Sì, no, la mamma di Fanto bestemmia più di noi, Oddio, è tranquilli. Non credo. E se successo. così fosse, ci vorrei ballare. Cioè, Bel esempio sarebbe, no? posso Ma anche non è farlo così, finché non c'è tranquillo. nessuno che c'è, capito? Non capisco dove c'è il problema. Come vedete, Dio anch'io cane, pensa bestemmio. che c'è pure la bestemmia davanti a mio mare, Dio E cane. La fallo. farei sentire mio mare, c'è tante di quelle madonne che Dio cane lo fa venire giù lei, te lo giuro. Dai, andiamoci fieri, eh? Giusto. Infatti, i ragazzi che l'hanno sentita dal microfono Ma e non è tutto, così, tranquilli. fidati. Non vuole, no, tu se vuole venire in È lui che casa, si richiude infatti. nella stanzetta, fa il deficiente. Insomma, non è Io così, fidati. facevo una pantera per le mani, ragazzi. Oh, vabbè, ma non me ne frega un cazzo. Ma io ti ripeto, non me ne frega un cazzo. Te non hai capito sta cosa. Io non so, forse tu stai, non hai capito sta cosa, che io mi differenzio da tutti gli altri pagliacci del cazzo che stanno su YouTube, perché tutti su YouTube fanno la falsa faccia di merda e tutti i buonisti del cazzo, quelli Te che sei non vero, dicono perché magari le bestemmi. cose, no, però dio cane sotto, però dicono in tutti i colori dio cane. Invece E che su cosa ne YouTube sai? nella vita reale sono io, non sono dio cane un personaggio, il personaggio è solo il nome. Però dio cane, come sono in live, sono anche nella vita reale, non sono un pazzo di merda come te o come magari la maggior parte Leggete degli chetamina. altri, che dio cane infatti Leggete chetamina. Ma bestemmia noi e dei tutto, però in bambini? live Che no, io faccio sì, cazzo ce perché ne io mi frega? tengo No, dimmelo, l'esempio, io ho dei perché bambini. io Quindi dimmi, sì. dimmi, vaffanculo dio Gli diamo cane, un sei cattivo fatto te esempio o come tutti gli meno. altri, allora sei Batto il così, cazzo, perché vorrei che non sei morissero te. tutti. Ma non Ma sei gli te. spiegate che Tamina che è stata bambina anche lei? Che Tamina, ma ci arrivi col cervello, cosa stai dicendo? Cosa Peppe spicchi? non bestemmia in Mamma live, mia, perché non sta bestemmia anche gente. nella vita reale. Ma io non vorrei che chiudesse il tuo canale, Anche però che gli perché desse vabbè, una sai, lezione. vari 3 mesi casi, ok, bloccate vabbè, può le stare, però alla fine non ti fanno niente. 3 mesi, Ma guarda che cioè, è questo discorsi. il Intelligente modo, sta cioè. qua. Se sei un Complimenti. falso nella live, allora cioè, mi immagino nella vita reale quanto sei falso. A sti punti. Va falsissimo, Frank. Lo conoscono tutti, come si comporta. Infatti, punto, è quello che ho detto all'inizio. Se non ti sta bene, è inutile che mi viene fuori qua a fare È la scelto paternale, una cioè. ragazza in gamba proprio. Ciao. Vabbè, però Comunque c'è si un abbina. cino quando vedo appena fanno si stufa. Sì, ma infatti no, ma. Cioè,
Lo vedi, cioè, potrei, o lo blocchi te, o lo blocco io, 30 secondi neanche. Sono proprio curioso Bestemmierà. di Ma dove per vuoi me si può arrivare. bestemmiare, ragazzi. Con quanto Ma ti dico, senti non lo fate in Superman di live. Quando giocate dover... da soli, Ma bestemmiate, fate i sì, coglioni di devi parla. dare il buon Quando sei esempio. Ma live, io non do il buon esempio è manco di mio fene, pubblica. boh, io È sono una come la merda. televisione. Io non sono di un fene. Chi sei? Con i miei Sei il nuovo amici mio Blair? fene, cioè. Se posso, li do anche due cani nel culo, se Ah, posso. se ti piace. Per dire, si Ah, dice per ecco. dire. Ma ancora, guardate raga come si ostina a volersi spammare il suo canale di merda per farmi venire. Ma Eh fai, sì, accendere che guarda, non vedo non l'ora ci che cago, a arrivi. prescindere. Per aumentare le views. Non perdo tempo con gente come te. Eh già. Poi più continua a dirlo, più può guardare. Se avevo quel minimo di curiosità per vedere le Io la strategie di sfida te l'ho Cody lanciata. per fancularti per bene anche davanti ai tuoi giocatori iscritti, mi è fatto proprio anche la voglia, Poi guarda. passa. Non ti do la soddisfazione. Sono Come come vuoi. quelli che mi vengono a insultare e poi io fammi entrare in party, che ti insulti in party, giusto per averlo scritto di entrare in live, capito? E facendo il solito metodo. Non ho Per amici di giocare 30 passanni. E dai, ma per gli spettatori E non poi abbiamo migliaia di è domenica. spettatori. Domenica porta tuo figlio fuori a giocare piuttosto che fare live. Portalo al parco, portalo a giocare a prendere un gelato, invece di fare il coglione, giocare per tre coglioni di così YouTube, va? Ok. Che qua giocare invece di dire non bestemmiare, giocare c'è da dire qua fai un po' giocare svegliati Signor dai Adriano comunque. Celentano si continua a Sì, lamentarsi. però cioè, A me dà bella. Se fastidio. ti dava quel troppo fastidio non saresti ritornato, no? Sì, vuole proprio che vedi come sprona, come si spamma. Non ti entra, non ti do la mia considerazione. Vuoi dire? Sì. Sì. Adriano Tra Celentano. l'altro. Però non può Ma essere che bro, questa ma sia la seconda volta che ci siamo entra passati tutta in live. la sera a fare raduno e a E si parla rompere. No, sempre solo di tutta la bestemmie. sera a buttare fuori gente perché rompeva a cazzo, però vabbè. E Nostro ora che è ragazzo, ti entrato dà sto qua fastidio, da esci. 5-10 minuti abbiamo cominciato il discorso. Intelligenza. E a quest'ora si vede che Catamina, i ti dà noia, padri cavati del barra bimbi cazzo. barra Che quelli che non c'è un ignorante cazzo da questa qua. fare Questa si animano e c'è voglia di rompere il cazzo, capito? ce l'ha con la vita proprio. Quindi beccano una live, si sentono anche considerati su YouTube, almeno, Un'immagine capito? Sono fake. figo. Almeno metti la tua Ma tanto faccia, me ne frega un metti qualcosa cazzo, di cioè, ma tuo. chi sei? Chi ti Ti posso credi di capire che essere? vorresti essere una Non cosa del meriti genere, neanche di Catamina, prendere ma le mie risposte, giocare ti lontano meriti dalla che vita. vengo dal tuo canale di merda. Ti ripeto, vai a fare il padre piuttosto che il coglione su YouTube, perché i tre froci che ti seguono. Vai. Comunque, basta, ci ho sprecato troppo tempo, cioè, poi ci do troppa considerazione, raga. Certo. Se fate moderatori ve lo lascio, fate ciò che volete. Basta, ho sprecato troppo tempo, raga, lo sapete che dopo un po' mi rompo il cazzo delle solite tre cose. 3700 scemi, mio cane. Io lo dico Sei un sempre, grande. raga. Il Sì. mondo sarà sempre, dico sempre, sempre pieno di bambini e deficienti. Perché bambini, porco Dio, Qual ogni è il giorno ne tuo sfornano posto? 10.000 di bambini. Quindi purtroppo Strane. per noi, dico, i bambini ci Anche saranno voi sempre a cagare i non siete cazzi. stati bambini, E gli no? stupidi, vabbè, manca a dirlo, mio cane. Quindi, vedete, quindi quelli diciamo buoni, rimaniamo in pochi, capito? Dobbiamo distinguerci da questa massa di froci, dio campo. Finti buonisti, dio cane. Vabbè, comunque, divertitevi. Ce la facciamo a Ancora far questa cambiare un domanda, po' le ma persone. vabbè, ma domenica piuttosto cerco sul vocabolario come dio cane chiama, cioè, vabbè, guarda, Come? sto zitto che è meglio, guarda. Come chiava? E io ti Dillo. ripeto per stare ancora tranquillo, a domenica portate i figli al parco. Di domenica sera. La Invece di live è alle fare il 20. deficiente su Alle YouTube, 20 porto vabbè raga. mio figlio al parco. Buttatelo qua, eh. Basta, ci ho dedicato troppo tempo. Sfida Questa gente è troppo lanciata. importante, ci Vediamo sente. se si presenta, signorino. No, mi raccomando, domenica, domenica. Tu ti Domenica, chiamassi sua mamma, porco Dio, alle domenica. 20. Tanto a fare il coglione Veramente l'andia, imbecille. in live. Anche di caga. Ho Ma cioè, figura di parlato di merda, sua madre figurati. io. Va bene, vediamo se Con domenica ha il i coraggio di deficienti come entrare, te, eh. Poi io parliamo guarda, anche di sto queste parlando ora argomenti. come ora. Io considerazione ti ho dato anche fin troppo, nel tuo canale di certo non ci entro perché c'è, Perché non ti ti do caghi la sotto? soddisfazione. Se vuoi le cose te le ho dette, punto. Ciao. Infatti, vai a fare papà dell'anno domenica invece di fare il coglione, Alle ti 20 di ripeto. sera usciamo. Comunque. 20:30 live, eh? Forse. Buttate fuori sto coglione, va. Sì, spamma. Spamma il tuo canale di merda, vai. No, ma toglietelo proprio del tutto, guarda, non voglio manco vedere la tua faccia con quella cosa. Che cazzo è? Dai, non voglio vedere la tua faccia di merda, voglio vedere, dai. Chris!
Dio cane, ma vai a Grazie. chiavare con quella cosa che c'è a fianco, se davvero è quella, cioè, qui non è una che passa. Guarda che faccia che c'hai, Dio Oh, cane, per forza che ha ciao un Marino. chiavi. Guarda che cazzo di faccia che ti ritrovi. Eh già, che faccia che mi Porco Dio, ritrovo. grazie al cazzo che la venerdì sera non c'è un È cazzo da vero. fare a quest'ora. Capito la differenza? Che io faccio più il cazzo che voglio il La resto vita è dei dura. giorni, capito? E lavoro nei weekend. Eh sì. Capito? Per farti capire. Sono Quindi gay. posso permettermi che mi fai il cazzo che voglio. Poi mi fai vedere la tua Con quella faccia ragazza. che cazzo Sono vuoi curioso. fare? Cosa voglio fare? Eh sì. Porca Madonna, maledetti mio cane, i pagliacci quando li ingravidano. Sì, perché voleva spammare il suo canale di merda, voleva spammare. Domenica, Dio cane, te lo giuro, ti chiavo la mamma domenica, Va altro che. bene. Un altro che T'aspettiamo, live, eh. porco Dio. Mi hai visto che faccio da minchia che c'ha, raga? Te credo che non fa un cazzo, con quella faccia cosa vuoi combinare, Dio cane? Mio cane, poi per forza c'ha 3.000 persone, 3.000 sfigati, Dio cane, si sentono accettati, vedono uno 3.007. come lui, come loro, vedono uno come me, adesso lo seguo. Comunque a me stava simpatico Adriano Celentano. Oh, uno dei tuoi Dio iscritti. cane, noi Ai ai ai. saremo solo 1.200, raga, ma siamo 1.200 buoni, porco No, Dio. non tutti magari. Non siamo Una parte feccia, magari Dio sì. cane, come questi esseri, Dio cane. Oh, la loro identità la devono inculcare per forza, se no non sono contenti, eh. Dio porco. Ok. Se non fai come dicono loro, non dici come dicono loro. Porco Sentite, Dio, eh? Fra sei poco Dio arriva cane anche la Satana, logica del pan davvero. di A parte stelle. che lo sono Guardate. davvero Satana, Dio cane. Poi la cosa che mi ha fatto più esplodere, Sì. ti vorrei vedere bestemmiare davanti a tua mamma. Fallo davanti a tua mamma. Mia mamma, Dio cane, tira tanti di quei porconi che Dio cane Gesù lo Sì, ma fanno non di venire giù al mattino continuo. proprio secco Può proprio. succedere quando lo Non fai sono niente incazzare. simpatico. Ma non lo fai in Vai, una sai, live. puoi andare anche a te andare. Vai, vai. Non lo fai in Dio una mio, live. porco Dio. Però comunque vedi, anche a te ti stanno sul cazzo le bestemmie. Oh, Però una non cosa era sensata. imporre il tuo Io non coso. Ti impongo nulla. Ho stavano sul cazzo, bello, non saresti detto niente solo così se fai le live evita disorganizzato, di bestemmiare. no? Giusto? Se fossi stato per te così tanto l'anticristo, non saresti io Ma qua che ora, giusto? anticristo sei? Non sai neanche Ti cosa vuol avresti dire bloccato e anticristo. non saresti mai più tornato. Anticristo, qui non sai neanche cosa vuol dire È questo che anticristo. dico, Dio cane, che uno può avere tutte le idee del cazzo. Però io come rispetto le tue idee, tu devi rispettare le mie. Io non vengo lì quando fai la Rispetto le mie idee. preghierina del cazzo a dirti, oh, ma che cazzo fai? Ti prendo la calcia in faccia. Come tu non dovresti venirmi a rompere il cazzo quando io cazzo bestemmio. O quando qualsiasi cazzo faccio qualsiasi altra cosa. Uno puoi notificare come hai fatto te, eh? Ma basta! Ma io te l'ho Io ti spiegato, ti ho dico, fatto beh, una non semplice sto facendo domanda. niente. Bestemmie, Aia, su bestemmie, risolto. offese, oh. Ma sei Risolto il scemo. problema. Raga, lo dice uno che mi ha detto che gli sta sul cazzo bestemmiare, quindi uno che la pensa come lui, eh. Quindi c'è. E allora perché hai bestemmiato finora? Se ti sta sul Cos'è cazzo cosa strana? bestemmiare. Io che bestemmio o la gente che mi viene a imporre le sue idee del cazzo? Cos'è la cosa che mi fa più storcere il naso? Porco schifo, porco. E poi io, come dico sempre, lo ripeterò sempre, Dio cane, me lo tatuo. Sentite. Se esiste, se le merita tutte. Non è colpa Perché allora se dell'uomo, esiste un di Dio, Dio, come ho senti. detto prima, solo che te non c'eri. Sì, Se esistesse davvero c'ero. un Dio, allora davvero avrebbe creato delle malattie? Davvero avrebbe creato il cancro? Davvero avrebbe creato, Dio cane, i bimbi spastici? Questo è un Dio buono, allora? E voi credete a uno così? O Dio cane sarà meglio che non esiste un cazzo di Dio per un cazzo. E Dio cane è così la vita purtroppo, esistono le malattie, perché Dio cane è genetica, è fisica, chimica, come cazzo la volete chiamare, fisica. Poi non impongo l'idea a nessuno, dico la mia idea, dico. A differenza degli altri. Guarda, le matti tante cose le porta all'uomo, Dio le ha fatte queste cane, cose. E poi non Paolo. c'entra Ah, Dio ecco con il perché, discorso. ecco. Povero scemo, Dio cane. Andiamo a segnalarlo, Dio cane. Noi ne facciamo Sei insieme quei proprio un canali di froci. canale che mi puoi Ma segnalare, uno che guarda. rompe il cazzo, uno che crea disagio sulla piattaforma, no? Quindi alla fine possiamo segnalarlo per Dio cane, Certo. tipo atti di bullismo, ste cagate qua. Ah, io il bulla. Io sarei un Facciamo Dio bullismo. cane chiudere quel canale di merda, facciamogli chiudere, Sì. porco Dio. Te mi fai Sì, chiudere il canale. infatti, capito? Ci fa anche sbattere per fare i cervelli, discorsi seri, davvero. Però è Grazie a inutile, Dio. cioè, sono teste di cazzo. Ormai l'hanno stampato con la Io spero merda, che ci lo stampo ragioni, con ma la merda, non glielo puoi togliere, ormai è così. ormai.
sono seguito un'altra live, Come se fai un continuo. biscotto giocare a stella. Senti. Non lo puoi poi mettere in uno stampino rotondo. Ormai l'hai fatto a stella, ormai è così, Certo. punto. Questa è la logica del biscotto a stella. Diocane, viene qua a spammare la sua live di merda. Ma muori, Diocane. Se sei davvero. Se sei un padre, Diocane, immagino tuo figlio come cazzo cresce bene, guarda. Classico deficiente Diocane di turno che tutti bullizzeranno perché Diocane è un mongolo, Diocane come il padre, Va porco Dio. bene. Questo è quello che sarà Diocane quel bimbo. Sì. O Diocane ce lo ritroviamo nelle pubblicità della Lega del Filo d'Oro, porco Dio. Non è che tu 10 euro al mese sostieni questi bimbi mongoli che Diocane dovrebbero solo che morire, Diocane. Addirittura. Invece che rompere i coglioni a noi ogni 30 secondi nelle pubblicità, porco il Cristo. Succedesse a tua Ma che è sorella? la violenza psicologica, raga? Cioè, te non mi puoi giocare ogni pubblicità, anche 2 volte. Una pubblicità di 4 minuti e Che passa. pezzo di merda, guarda che sei. Che Mi rimbambisci, giocare. È lavaggio del stronzo, cervello questo, dovrebbe essere illegale, raga. bro. Se Sì, c'è uno della tua famiglia, vorrei calma, vedere se è oh, legale. sto stiamo. Donateci a noi i soldi che dobbiamo supportare queste cazzo di pubblicità in continuo. Poi Poi arrivano le ovvero tu. pistolettate Motor nella Trend, schiena a che quel sì, perché è un ragazzo, canale nuovo, nuotatore, quindi non capito? c'è tanti Un soldi. pezzone d'oro come lui. Quindi Questi non c'è tante pubblicità da offrire. stronzi E qui. si vede che quelli lì l'hanno pagato bene, quindi li spammo a narandello quelle pubblicità lì. Porca Madonna. Incredibile, raga. Ogni 30 secondi quelle cazzo di bimbi spastici. Io spero che ti rendi conto Mamma cosa stai mia, dicendo. oh. Ma non voglio fare il buonista. Ti rendi Ma conto una cosa stai bomba in dicendo? bocca a tutti, eh? Una iniezione di Diocane, eh? Flash. Tanto Diocane, sono Diocane cose che rompono solo il cazzo, occupano spazio, cosa servite? Siete inutili, cosa vi tengono a fare? Sì, davvero, io gli donerei un pacchetto, no? Con scritto o alla Lega del Cazzo d'Oro, una bella bomba, porco Dio, fa saltare bimbi, Diocane tutti in aria. E che cazzo, eh? Cioè, violenza psicologica davvero, a sti YouTube, livelli. ascolta bene, cosa sta Porco dicendo sto ragazzo. di Diocane. Ah, madonna puttana. Oh, porco di un dio. Porca nonna, Diocane. Porco Canale su dio. YouTube, ragazzi. Bene, signori, questo è quanto. Avete visto il video? Avete visto un po' di chi si tratta? Vi aspetto tutti domenica alle 20:30. Vediamo se il signorino avrà il coraggio di presentarsi. Ma non credo che sia così. Lui dirà: non mi presenti perché non passerò nel tuo canale di merda. No, te non ti presenti per un altro discorso. Te non ti presenti perché ti caghi addosso, ok? Perché ti caghi addosso a parlare con me. Ma ti posso capire, è normale. Ti faccio paura. È normale, ti faccio paura. Perché sei una persona abbastanza maleducata. Se hai il coraggio domenica di entrare in live e ridirmi tutte quelle cose che hai detto, ah, tanto di cappello, là sei proprio uno con le palle. Fallo però, ti aspetto. Ragazzi, questa è una segnalazione verso YouTube. YouTube deve provvedere su questi canali qua. Io sto facendo ora una piccola campagna che la comincio anche, farò anche a eliminare l'1% di YouTube. Io faccio la mia parte. Chi di voi vuol fare la propria parte, fatela anche voi. Ricordate che nessuno vi può mandare copyright strike perché qua non si tratta di un canale che prendete spezzoni di un canale, roba importante. Qui si tratta di un canale che non può farvi nulla perché quel canale bestemmiava. Quando ci sono le bestemmie di mezzo non vi possono fare nulla, capito? Quindi me lo prendo tranquillamente la sua live, la metto qua e vi faccio vedere tutto quello che è successo. Quindi vai, fai la segnalazione a YouTube. Fammi la segnalazione a YouTube, hai detto che faccio chiudere il canale. Fai la segnalazione a YouTube, vediamo cosa ne pensa YouTube del tuo canale, tutto bestemmioso, tutto quello che hai detto, sì, contro i bambini handicappati, Cristo, Gesù, religione, tutto quello che hai fatto. Ok? Fai pure quello che ti pare. Io ti ho lanciato la sfida, domenica alle 20:30, ovvero ora sono le 11:35, hai ancora un po' di tempo. Vediamo se domenica manterrai l'entrata in questo live. Sono sicuro che te non ti presenterai minimamente. Lo sai perché? Perché sei un cagasotto. E nel caso entri, ho da farti qualche domanda. Ok? Vediamo se entri. Ti aspetto. Ti aspetto. Ti aspetto. Da Franco Mazzone è tutto. Passo chiudo.